cambio ai vertici della compagnia dei carabinieri di Sondrio. A Natale è pronto il parcheggio in via Stelvio, con SECAM a scuola di risparmio e poi lo sport con Corri fra le serve. Sabato la quarta edizione. Questi titoli di Tele Sondrio News, benvenuti. Una task force composta da Soccorso Alpino di Chiesa e Malmalenco, Carabinieri di Sondrio e Vigili del Fuoco si è mobilitata ieri sera intorno alle 21.30 alla ricerca di un 77enne di Chiesa in Malmalenco, uscito nella giornata di ieri per una battuta di caccia, non facendo però più rientro. L'uomo è stato ritrovato incosciente accanto al suo fucile in un bosco in località Basci. Inutile la rianimazione tentata per circa un'ora dal personale sanitario, che in seguito non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Sondrio. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sondrio, Claudio De Liporini, lascia dopo 6 anni di mandato, ma vediamo i dettagli nel servizio di Giuliano Padroni. Giornata dedicata ai saluti, quella di oggi, 6 settembre, per il maggiore Claudio De Liporini, comandante della Compagnia Carabinieri di Sondrio. L'ufficiale, dopo 6 anni di impegnativa e fruttuosa attività nel capoluogo valtellinese, ha difatti assunto il comando del nucleo investigativo provinciale dei Carabinieri di Cremona. Presente all'incontro coi giornalisti, tenutosi nella sede dell'Arma di Largo Sertoli, anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Paolo Ferrarese. Quindi tutte le attività di indagine saranno sicuramente seguite dal nucleo investigativo di cui io sono il comandante. E la cosa più importante, dobbiamo sempre ricordare, il comandante del nucleo investigativo è il responsabile della polizia giudiziaria in ambito provinciale. Questo forse molti lo dimenticano, ed è una cosa importante, perché la polizia giudiziaria, in effetti, attraverso chiaramente le articolazioni che sono sparse sul territorio, fa capo esclusivamente al comandante del nucleo investigativo. Il maggiore, 34enne e originario di Udine, aveva già prestato il proprio valente servizio presso il primo battaglione mobile Piemonte nella sede di Moncalieri, per poi essere trasferito a Barletta, in Puglia, al nucleo operativo radiomobile nei 3 anni seguenti, prima di giungere in Valtellina. Sono stati 6 anni molto intensi, nel vero senso della parola, come si suol dire in queste occasioni, però è vero. C'è stato un po' di tutto, ecco, come diceva il signor colonnello, l'incarico del comandante di compagnia è molto complesso e diciamo la parte delle indagini non è la principale, anche se è quella che a me è sempre piaciuta più di tutte, quindi ho cercato di dedicarmi a quello fornendo il mio supporto, il mio aiuto ai reparti che lo facevano, che poi era un po' quello che facevo prima quando stavo a Barletta al nucleo operativo e radiomobile, e che andrò a fare poi a Cremona come nucleo investigativo. Però il comandante di compagnia ha anche tanti altri incarichi, come appunto quello delle pubbliche relazioni, quello del controllo del territorio, diciamo, nel gestire anche l'impiego della forza delle varie stazioni sul territorio. Questo è un territorio vasto con 8 stazioni che dipendono dalla compagnia di Sondrio. Un servizio, quello dell'ufficiale e dell'intero comando, svolto in modo trasparente e a continuo contatto, quasi simbiotico, con gli organi di informazione. Ho sempre pensato che la comunicazione fosse molto importante, quindi ho sempre cercato di dare una comunicazione corretta, chiara, precisa, appunto nei termini di legge. Tutto quello che si poteva dare, proprio nell'ottica di una comunicazione chiara e corretta, per facilitare il vostro lavoro, che poi è utilissimo anche a noi per tanti motivi, sia appunto per far uscire le notizie giuste e corrette e evitare che escano errori, e anche per dare soddisfazione al personale che opera. Il comandante ha inoltre rivolto il proprio ringraziamento ai suoi collaboratori, gli uomini dell'Arma dei Carabinieri operanti nel territorio. Sono stati 6 anni sicuramente molto intensi, e lo dico sinceramente, non come una frase retorica, in cui sono state fatte molte attività di vario genere, perché l'attività della Compagnia Carabinieri spazia su diversi ambiti. Devo ringraziare il lavoro fatto e svolto dai carabinieri della compagnia, di tutte le stazioni, di tutti i reparti della compagnia, per quello che hanno fatto, l'impegno che ci hanno messo, le ore dedicate al servizio, e solo grazie al loro lavoro è stato possibile raccogliere i risultati che sono stati raccolti in questi anni.
A succedere al maggiore sarà il capitano Serena Galvagno, proveniente dal Comando Carabinieri di Alba e prima donna comandante nella Legione dei Carabinieri di Piemonte e Valle d'Aosta. Si sono svolti ieri in una gremita chiesa parrocchiale di Semogo i funerali di Paolo Pradella, il 28enne mancato giovedì scorso schiacciato da un mulo mentre stava lavorando sul cantiere. Il nome del giovane verrà iscritto fra le pagine del libro della memoria dell'Abbazia di Colda, dove da 50 anni si raccoglie il ricordo di tutti i cittadini valtellinesi e valchiavennaschi vittime di fatali incidenti sul lavoro. L'SST Valtellina ed Alto Lario punta alla riqualificazione dell'ospedale di Tirano. Il primo incontro interlocutorio riguardo si è svolto lunedì a Poschiavo fra i vertici della SST Valtellina ed Alto Lario nelle persone di Giusy Panizzoli, direttore generale, Rosella Petrali, direttore sociosanitario, e Massimo Tarantola, responsabile del servizio dipendenze aziendali. I vertici del centro sanitario Val Poschiavo, Guido Badiratti, direttore amministrativo, e Barbara Von Allem, capo infermiera, unitamente a Franco Spada, il sindaco di Tirano. Maggiori dettagli nel servizio di domani sera. Nel capoluogo sono iniziati i lavori pochi giorni fa per la realizzazione del nuovo parcheggio di fronte all'ospedale. Vediamo i dettagli nel servizio. A Natale i sondresi si troveranno un bel regalo sotto l'albero. A confermarlo è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Sondrio, Michele Iannotti, assicurando che entro dicembre sarà terminato un nuovo parcheggio di fronte all'ospedale del capoluogo. Opera che finalmente permette di riqualificare l'area di via Stelvio, da tempo dismessa. Sì, sono iniziati la settimana scorsa i lavori di riqualifica dell'area antistante all'entrata dell'ospedale, dove area in cui verrà realizzato un parcheggio pubblico a rotazione di 68 posti auto. Verranno anche riqualificate alcune aree verdi attrezzate che verranno messe a disposizione dei cittadini. Quindi questo progetto sicuramente non precluderà anche ad un ampliamento futuro di quest'area. Ma diciamo che, visto il costo dell'intervento che con il ribasso d'asta si aggira attorno ai 230.000 euro, quindi un investimento sicuramente non ingente, da un punto di vista economico è chiaro che potrà essere ammortizzato nel giro di 5-6 anni, quindi evidentemente per chi verrà, se vorrà decidere di utilizzare l'area in maniera diversa, insomma, lo potrà fare. Intanto cominciamo a riqualificare un'area importante della città. Nello specifico, l'area interessata dall'intervento misura 3.000 metri quadri, di cui 1.600 saranno adibiti a parcheggio, che sarà dotato di illuminazione LED con impianto fotovoltaico, il cui costo si aggira sui 50.000 euro, e di un sistema di pagamento che prevede sia post-pay che cassa automatica con 5 telecamere. Nei restanti 1.400 metri quadri, invece, saranno allestiti dei percorsi pedonali e aree verdi, quindi non solo un semplice posteggio, ma una tranquilla area di sosta anche per pedoni e ciclisti. E a proposito di ciclisti, entro il 2017 verrà realizzato un nuovo tratto di ciclabile, proprio di fronte al parcheggio del nosocomio. Nel programma dell'amministrazione per il prossimo anno abbiamo intenzione di realizzare una pista ciclabile proprio in quell'area, quindi metteremo a programma per le pubbliche questo tipo di intervento, che verrà in parte finanziato dalla Regione Lombardia. Da lunedì 5 settembre per tutta la stagione autunnale fino al 18 dicembre, ad esclusione dei ponti 31 ottobre e 2 novembre e 5 e 11 dicembre, il percorso benessere di Bormio Terme rispetterà gli orari e i giorni di apertura previsti dalla media stagione, con riduzione oraria dei servizi fino a 2 giorni di chiusura settimanali. Il mercoledì sera prosegue la possibilità di accesso serale alle terme fino alle 22 e giovedì, sabato e domenica il percorso termale è aperto tutto il giorno in orario continuato. Lotteria solidale in Val di Dentro. La Proloco locale, in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni di volontariato del paese, organizza una sottoscrizione a premi per i terremotati del centro Italia. I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni presso la Proloco di Val di Dentro, negli esercizi commerciali presso i volontari delle associazioni. L'estrazione si terrà presso il polifunzionale Rasina alle ore 22.30 di sabato 1 ottobre, in occasione di una cena benefica organizzata dalla Gioventù di Isolaccia. Nuovo concorso per le scuole sul tema dell'acqua indetto da SECAM. Vediamo i dettagli del servizio. Con SECAM il risparmio diventa un gioco da ragazzi. Anche per questo nuovo anno scolastico, la Società per l'Ecologia e l'Ambiente ha indetto il concorso Risparmio quando si impara, il cui obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sullo spreco dell'acqua.
Le scuole partecipanti dovranno presentare esempi di risparmio domestico dell'acqua in forma simpatica ed accattivante. Non è prevista alcuna limitazione né di genere né di formato. Potranno perciò essere inviati video, canzoni, fumetti, volantini. Insomma, tutto quello che può veicolare in maniera divertente il concetto di corretta gestione della risorsa acqua nella vita di tutti i giorni. Quindi, spazio alla fantasia. Non limitare le possibilità creative è stata infatti la formula vincente dell'edizione scorsa, in cui le scuole hanno presentato progetti interdisciplinari che hanno coinvolto in certi casi anche tutte le classi di uno stesso istituto. Aspetto fondamentale nel quale si dovrà tener conto in fase di elaborazione e il possibile utilizzo da parte di SECAM dei lavori presentati con finalità informative rivolte sia al pubblico sia alle scuole stesse. La partecipazione al risparmio quando si impara è riservata alle scuole e non ai singoli studenti. Il premio di 1.000 euro per l'acquisto di materiale didattico sarà infatti attribuito all'istituto di provenienza della scuola vincitrice nelle categorie primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il 31 gennaio 2017. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 aprile. Il bando integrale e il form di iscrizione si possono trovare sul sito www.secam.net nella sezione Qualità ed Ambiente, Educazione Ambientale. Ogni anno, a cavallo della festa dell'apparizione della Madonna di Tirano, avvenuta il 29 settembre 1504, i panettieri del luogo producono l'ormai famoso e tradizionale scudo di San Michele, pane che ricorda lo scudo della statua dell'Arcangelo che, secondo la leggenda, rapì insieme ad altri angeli il beato Mario Modei, portandolo nel luogo dove oggi sorge il santuario. Negli anni passati questo dolce, che nasconde sempre una sorpresa particolare, viene prodotto dal terzo sabato di settembre al primo sabato di ottobre, ma considerato il grandissimo successo che riscontra di anno in anno, con richiesto in continuo aumento, i panettieri interessati hanno deciso di aumentare il periodo di produzione per cercare di accontentare sempre di più la clientela. Lo scudo cambia dunque date, da quest'anno viene prodotto dal 1 settembre al 15 ottobre e forse tra granella di zucchero, zucchero a velo, fichi e medaglioni di cioccolato, quest'anno potrebbe esserci anche qualche altro ingrediente a sorpresa. E con questo è tutto, ricordiamo i nostri appuntamenti con l'edizione del TG alle 19.15, 20.15 e 22.15 in replica al giorno successivo alle 7 e alle 12.30. Ora passiamo alla rubrica sportiva. Lo sport. Ben ritrovati con la nostra apposita rubrica dedicata allo sport. Tutto pronto a colorina per la quarta edizione di Corri fra le selve. La quarta edizione di Corri fra le selve è ai nastri di partenza. La kermesse organizzata dalla Polis Colorina, coadiuvata dal 2002 Marathon Club, ripropone per sabato 4 settembre il suo fantastico tracciato tra i boschi di sentieri aerobici di Colorina, che fa di questa manifestazione una vera e propria corsa in montagna. Ad entrare nei dettagli del percorso, il responsabile dell'evento Riccardo Dusci. Il percorso si sviluppa su 8 km circa, un dislivello di 450 metri, per i runner forti è tutto corribile, malgrado la salita sia abbastanza impegnativa. Non è per niente pericoloso, in quanto la salita è su una mulattiera ben tenuta e tutto il resto del percorso è su un sottofondo, un bosco, quindi dei sentieri ben puliti, ben tenuti. Non è soltanto un tracciato unico però a rendere questa kermesse così particolare. Da 4 anni a questa parte la manifestazione ha sempre promosso l'unione fra attività fisica e corretta nutrizione. Noi cerchiamo di far arrivare il messaggio di coniugare lo sport con la sana alimentazione, fin dai ragazzi. A tutti lasciamo scegliere un pacco gara che è fatto dai nostri sponsor, quindi dalla Bisciola alla Slinzega, al vino, a tutti i prodotti, le marmellate, la farina fatta dal mulino di Colorina e così via. Novità dell'edizione 2016, grazie al sostegno dello sponsor Latteria di Chiuro, due nuovi premi speciali. Abbiamo deciso di istituire un traguardo volante in località Madonnina, quindi al terzo chilometro circa, e poi abbiamo pensato di premiare l'atleta uomo e l'atleta donna nel caso riuscissero ad abbassare il record del percorso, che ad oggi sono detenuti da Enzo Vanotti e da Raffaella Rossi.
Dalle 14.30 presso il campo sportivo di Colorina si disputeranno le gare delle categorie esordienti, ragazzi, cadetti e allievi, mentre la prova assoluta inizierà alle 17. L'evento è inserito nel calendario del sesto campionato provinciale CSI di Corse Montagna. Accanto alla competizione agonistica si svolgerà sullo stesso tracciato una gara non agonistica aperta a tutti. Per info e dettagli www.2002marathonclub.it. È purtroppo finita dopo pochi giorni la trasferta sudamericana di Elena Cortoni. La sciatrice valtellinese dell'esercito impegnata a Ushuaia in Argentina insieme al gruppo delle polivalenti ha purtroppo dovuto far rientro in Italia a causa di una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Nei prossimi giorni si avranno maggiori informazioni sulle condizioni di salute dell'atleta di Cosio Valtellino. Ed ora invece passiamo alla mountain bike. Continua il filotto dei successi per Letizia Motalli, la giovane rappresentante dell'Alpine Bike Sondrio. Domenica la giovane grosina ha conquistato l'ennesima vittoria nella terza ed ultima prova di Coppa Italia di mountain bike, di scena in Val di Sole. La rappresentativa lombarda si è invece piazzata al quarto posto nella classifica finale, che ha visto trionfare la Valle d'Aosta su Piemonte ed Alto Adige. E con questo si conclude il nostro notiziario, vi auguro buona serata e a sentirci domani, amici sportivi.